Amici di Canale 3 Toscana, una buona sera a tutti dal Palestra di Siena, la voce di Matteo Tasso, le immagini sul campo dove sta per disputarsi la penultima giornata della regular season del campionato di Serie B Girone A, di fronte alla Menzana, targata Gecom, capolista e ormai certa di aver vinto il girone o quantomeno la regular season. Ed il Don Bosco di Livorno, che ad oggi è la quarta forza di questo campionato, è una squadra però molto ostica, fra l'altro è l'unica che ha battuto in entrambe le occasioni in questa stagione e in campionato e in precampionato la Menzana, una squadra che è candidata a mettere i bastoni fra le ruote a non pochi avversari nel corso dei playoff. Playoff che inizieranno domenica 26 aprile, ne parleremo anche e soprattutto assieme ad Andrea Zanotti, al quale do il benvenuto, anzi bentornato fra noi. Stasera subito partita che magari non conta per il risultato ma che ci proietta sui playoff. Ciao Matteo, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Sicuramente stasera è diciamo un buon viatico per quello che accadrà fra 15 giorni in poi, diciamo in fine aprile, maggio e giugno, quindi già un buon parametrarsi con le partite da dentro fuori che caratterizzeranno poi la fase finale dei playoff. La Menzana che reduce da una pausa, perché nel turno pasquale il calendario fermava per l'ennesima volta la corsa dei biancoverdi. In questi 15 giorni Matteo Mecacci, avendo la certezza matematica di avere in tasca il primo posto, probabilmente, qua andiamo molto di supposizioni, però in questi casi gli allenatori si preparano le partite che devono giocare la domenica, parliamo di questa sfida, ma immagino che fondamentalmente abbia guardato un po' allo specchio la propria squadra e l'abbia un po' programmata anche dal punto di vista della condizione atletica in vista dei playoff. Sì, sicuramente questa sosta è caduta a pennello probabilmente per consentire al nostro staff tecnico di lavorare sia dal punto di vista atletico ma anche tecnico sull'ultima fase di campionato in preparazione apposta dei playoff. Quindi è anche possibile vedere stasera una Menzana anche forse con carichi di lavori atletici sulle gambe, quindi anche con scarsa brillantezza dovuta probabilmente anche a queste cose qua, staremo a vedere. Intanto, come segnalavi te, una novità l'abbiamo già vista, la stiamo già vedendo, in quanto abbiamo Sergio in quintetto. Biagio Sergio nei 5, risparmiando un po' Luca Pignatti, assieme a Sergio Parente, Vico Ranuzzi e Paolo Paci, che va a giocarsi la palla a 2. La prima palla è di Livorno nelle mani di Venucci, un giocatore del quale parleremo, anche perché all'andata ci ha fatto non pochi brutti scherzi. Livorno che è reduce da 3 vittorie, si è un po' ripresa dopo una situazione tutt'altro che positiva che aveva coinciso con l'infortunio di Mario Gigena. Gigena che è in campo, la tripla che è arrivata da parte di Lucarelli, un giocatore molto pericoloso nel tiro da 3 punti. Ci sono due elementi che anche con le statistiche sono probabilmente i due leader di questo Don Bosco, e sono Venucci, che lo vediamo con la palla in mano, e l'altro è Mario Gigena. Sì, loro sono due giocatori, Venucci è un giocatore, voglio dire, di questa categoria, ha fatto tantissime stagioni nelle categorie inferiori. Gigena lo sappiamo, ha trascorsi anche in Serie A, prodotto del Don Bosco, quindi ovviamente sono due fiori all'occhiello della squadra avversaria. La giocata di Parente che fa saltare Lucarelli e va a appoggiare a canestro i primi 2 punti della Menzana, 3-2 per la CFG di Livorno. Tiro da 3 punti contro un accenno di zona da parte dei biancoverdi, la rimessa sarà per Livorno. Abbiamo visto subito il graffio di Sergio su Mario Gigena, questo 1 contro 1
interessante per Biagio Sergio, probabilmente è l'uomo giusto. Sì, sicuramente Biagio Sergio sarà stato messo in campo proprio per marcare Cicena, ma poi penso anche per sfruttare la sua reattività, nel senso spesso gli arbitri si parametrano con i primi 5 giocatori che scendono in campo. Sappiamo che Sergio è un giocatore molto agonistico, quindi probabilmente l'averlo subito in campo fa sì che gli arbitri si parametrino con il suo gioco, e questo può evitare quello che ha avuto fino ad ora, i problemi con i falli, di incorrere subito in falli nel giro di pochi minuti. Venucci ci prova, va a sbagliare, la palla va fuori nonostante il tentativo di Mario Cicena di recuperare. Abbiamo visto una buona difesa, Mecacci è partito probabilmente sul primo attacco di Livorno segnalando un adeguamento, una zona, poi siamo tornati uomo contro uomo. Sì, molto tattica la nostra partenza, quanto che stiamo cambiando, ci stiamo adeguando agli attacchi di Livorno in base alle loro difese. Ho visto che ci siamo messi subito a zona, abbiamo provato a fare una zona trap appena superato la squadra avversaria alla metà campo. Ci stiamo mettendo molto sulla tattica, e questo è quello che dicevamo prima, work in progress per i playoff. Rimbalzo catturato da Paci su Lucarelli, Parente ci mette un po' di ritmo, lo scarico in angolo per la finta di Ranuzzi, si va da Paci, questo è un grande attacco della Menzana, anche se poi non arrivano i due punti. Ci sono gli applausi da parte del Palaestra che stanno a testimoniare la brillantezza della giocata. Mario Cicena prende la tripla, la sbaglia, l'aggressività di Lucarelli al rimbalzo, il fallo di sfondamento, è una giocata di esperienza di Parente. Giocata di esperienza di Parente, utilizzo diverso della difesa sul pick and roll con lo show del difensore, del bloccante, e questo lo possiamo fare perché ovviamente abbiamo in campo due giocatori molto dinamici come Paci e Bruno. Abbiamo visto Ranuzzi andare a rincorrere sia Venucci che in una circostanza Cicena, il che dimostra ancora una volta come Ranuzzi sia probabilmente l'elemento difensivamente parlando più importante di questa Menzana. L'errore di Vico, Cicena, gran movimento sul piede perno, va a sbagliare Vico per Ranuzzi, pallone arriva direttamente in panchina, un po' di fretta da parte dei biancoverdi, siamo 4-3 per la Gecom. Rimessa per Livorno, pallone nelle mani di Liberati, Lucarelli, Persico, giocatore dotato di un fisico notevolissimo, devo dire anche di una buona tecnica, perché qua ha lavorato molto bene. Persico che era a Torino, anche se è livornese, e che è tornato un po' alla casa madre. Sappiamo che il Livorno, mentre intanto Sergio si prende la linea di fondo e va a realizzare, sappiamo che il Livorno ha una grande tradizione sicuramente, però anche una grande tradizione di lunghi, cosa che magari dalle nostre parti storicamente non c'è. Sì, probabilmente il mare fa bene, quello che dice è vero, questa è una realtà. Fisicamente le squadre giovanili di Livorno sono sempre più grosse di noi. È anche vero però che dobbiamo dar merito anche alla società del Don Bosco, che come reclutamento non è seconda a nessuno, e quindi negli anni ha fatto sempre lavoro di reclutamento andando a prendere anche talenti dal punto di vista fisico. Più uno Siena, la squadra ospite allenata da coach Quilici, in azione d'attacco se la gioca da solo Jacopo Lucarelli, va a realizzare il quinto punto per lui sui 7 del Don Bosco. Parente per Chiacic, entrato in campo, lo scarico fuori, serie di extra passaggi, alla fine Vico va ad attaccare il canestro, prende il fallo di Persico, avrà 2 tiri liberi. Possiamo dire, Andrea, che rispetto a qualche mese fa la palla gira decisamente meglio. Sì, sicuramente sì, questo fa parte di un lavoro
e di una crescita che solo con il tempo puoi avere. Ricordiamoci che questa è una squadra che si è conosciuta al primo giorno della preparazione, tutto costruito assolutamente da zero, per cui era necessario che il tutto crescesse con il passare del tempo. Uno su due gli si va Vico, ma un gran rimbalzo di Sergio. Vico mette la tripla, sorpasso Menzana, siamo 10-7 con il canestro pesante di Sebavico e Ranuzzi a pressare su Venucci. Venucci che l'anno scorso per un periodo è stato qua a Siena in prova, o quantomeno si allenava con la prima squadra della Menzana, parliamo di tanto infrazione di passi, credo, esatto. Parliamo di una squadra, la Menzana dell'anno scorso, che giocava ai massimi livelli in Italia ed in Europa. Venucci fece una settimana interessante, probabilmente non aveva e non ha il fisico per reggere un campionato di quel livello, però la testa e certi mezzi tecnici li ha. Intanto parente dall'angolo per il più 6 Menzana, 13-7. Eccolo Venucci, la pressione di Ranuzzi su di lui, blocco di Persico, buon raddoppio di Chiacic. Biagio Sergio assieme a Chiacic a chiudere la visuale di Gigena. Sergio in contropiede per Ranuzzi, forse passi, la palla alla fine dovrebbe essere di Livorno, così dicono gli arbitri, che stasera sono i signori Talascio e Giacalone, entrambi siciliani. Credo che sia una designazione che è costata abbastanza alla FIP, perché insomma c'è da pagargli un rimborso. Insomma, non è che vengano proprio da dietro l'angolo. Volevo sottolineare come ci sia una costante e continua ricerca del contropiede da parte della Menzana, questa apposta a conferma di quello che dicevamo prima, che la squadra sta bene, che la difesa sta funzionando e che chiaramente si sta lavorando, si sta cercando di perfezionare. Sappiamo, l'abbiamo detto più volte da questi microfoni durante le nostre riunioni, come sia importante per questa squadra poter correre in campo aperto. L'errore di Gigena, su cui c'è stata un'uscita, definiamola così, importante da parte di Ranuzzi. Parente per Vico, palla in tribuna, rimessa per la CFG, una CFG che all'andata, quando vinse contro la Menzana, parliamo della fine del 2014, 80-75 il risultato, praticamente prese la vetta della classifica. Attenzione a questo ragazzino col numero 20, Iba Tiam, ragazzino che non ha nemmeno 18 anni, tanto fallo fischiato a Ranuzzi, che ha un fisico atletico notevole e che fra l'altro è nel giro delle giovanili della Stella Azzurra Roma. La partita di andata, questo giusto per la cronaca, non la giocò perché stava facendo il torneo giovanile dell'Eurolega assieme alla Stella Azzurra. Qua parliamo di un potenziale professionista e anche di un certo livello, poi ovviamente è giovane, deve mettere la testa sul grande fisico che ha, però i mezzi ci sono. Allora, sicuramente le potenzialità le ha tutte, i mezzi fisici altrettanto. L'hai definito ragazzino, è un bel corazziere, ovviamente è tutto in mano sua, è nell'ambiente giusto. Era la Stella Azzurra, altra fucina di giovani talenti del panorama cestistico italiano. Don Bosco ha la struttura giusta per poter crescere e proseguire nella sua crescita. È quello che sta mancando al nostro movimento. Speriamo che possa venire fuori, insieme a lui ne possano venire fuori altrettanti. Pubblico del Palaestra che si fa sentire, presenze non numerosissime, del resto non è una partita che conta ai fini della classifica, sono anche le prime belle giornate primaverili, però
c'è un bel colpo d'occhio soprattutto nel secondo anello, dove sono arrivati un sacco di ragazzini dei settori giovanili del basket asciano. Ne sono arrivati addirittura 85 fra accompagnatori, genitori e ragazzini da Asciano, dalla società della Miata e anche dal Donoratico, che sono venuti a vedere la Menzana, il che dimostra che comunque anche questa nuova società sta iniziando pian pianino, ripartendo da zero, a costruire una serie di rapporti che poi saranno importanti soprattutto in futuro. Poi parleremo anche di questioni un po' più legate all'attualità e alla prossima stagione con l'arrivo di un quarto sponsor. Intanto andiamo ancora su quello che succede in campo. 15-7 per la Gecom, che ha dato un colpetto all'acceleratore con il canestro di Ranuzzi. Rimbalzo di Chiacic su questo tiro molto fuori dai giochi da parte di Liberati. Vico in palleggio per Sergio Parente. Uscita a ricciolo dai blocchi di Alex Ranuzzi, che va a realizzare. Questo penso sia uno dei suoi movimenti preferiti, l'uscita a ricciolo, la ricezione del tiro. Ha una tecnica perfetta e ne abbiamo visti tanti di canestri durante l'anno di Ranuzzi da questo punto di vista. Il ragazzino persico va a sbattere sul grande campione Roberto Chiacic, che lo cancella con la stoppata. Recupero Menzana, che sta difendendo veramente alla grande. Vico a canestro, entusiasmo in Viale Sclavo. Siamo 19-7. Coach Quilici prova a correre ai ripari, va fuori Lucarelli, entra con la maglia numero 10 Tommaso Sollitto. Ma l'impressione è quella di vedere una Menzana che, al di là del fatto che non ha pressione per il risultato, è veramente entrata in campo con la faccia giusta. Entrata in campo la faccia giusta e in questo momento direi anche una marcia in più rispetto alla squadra avversaria. Onestamente dobbiamo dire che probabilmente in certi ruoli, soprattutto in certi accoppiamenti, la carta d'identità gioca a favore ovviamente della Menzana, l'esperienza e quant'altro, e quindi questo qui poi si fa sentire. Però stiamo vedendo veramente una Menzana da una marcia diversa rispetto a quella delle ultime uscite. Più 12 a 2 minuti dalla fine, 19-7. Parente per Vico, c'è spazio sul ferro, la tripla di Seba Vico, gran recupero di Ghiaccione per Parente. Questo è un segnale importante anche sulla tenuta atletica di Ghiaccio. E arriva la tripla di Biagio Sergio, 22-7, più 15 Menzana Gecom. Liberati in palleggio, Livorno che deve rincorrere, palla fuori per Sollitto che ha una buona mano, però va a sbagliare sotto canestro, la infrazione di passi da parte di Liberati. Doppio cambio per Livorno, di nuovo in campo Gigena e Lucarelli, fuori Venucci, sul quale devo dire memore probabilmente dei problemi avuti all'andata. Mecacci mi pare abbia organizzato molto bene la difesa. Sì, abbiamo visto tatticamente come rispetto a certi giochi modifichiamo la nostra difesa. Onestamente però dobbiamo anche dire, Matteo, sottolineare quanto che magari qualche volta l'abbiamo anche criticato, dobbiamo sottolineare la prestazione difensiva di Davide Parente, che veramente non lo sta mai facendo respirare un attimo, è sempre addosso. Tandem Parente, Ranuzzi e talvolta anche Vico, sempre per offuscare la cabina di regia della squadra avversaria. Eccolo Parente, esce con un sacco di applausi, se li merita tutti perché ha fatto un grande inizio di partita. Ghiaccio di lunetta, va il primo, siamo 23-7. Il
più 17, Livorno teoricamente potrebbe ancora arrivare terza o addirittura seconda, ma deve vincere sia stasera che nell'ultima giornata, e poi tripla di Lucarelli intanto, e poi dovrebbe sperare nelle sconfitte di Cecina e Valsesia, quindi un po' difficile. Ultimi 46 secondi, Panzini in campo, Vico per Ranuzzi, si va da Chiacic, il fisico contro la reattività, la stoppata arriva da parte di Thiam, scivola rischiando anche l'incolumità Lucarelli, credo si debba andare a asciugare. Cambio Menzana, fuori Biagio Sergio, un altro protagonista di questi soli 10 punti concessi a Livorno. Ultimi 26 secondi del primo periodo, Vico, Chiacic a centro aria, adesso va a bloccare, anzi no, Ranuzzi, la finta, si butta dentro Alex Ranuzzi, palla per Livorno, buon contropiede concretizzato da Gigena, finisce 24-12 con una Menzana che ha impattato benissimo su questa serata. Sono 6 i punti di Vico da una parte, sono 8 quelli di Lucarelli dall'altra. Time out per noi. Primo mini intervallo, 24-12 Menzana su Livorno. Un applauso ai ragazzi del settore giovanile Menzana, perché l'Under 14 la scorsa settimana ha vinto il torneo a Pesaro, il torneo Ciarudi, la squadra allenata da Papi, anche se a Pesaro c'era Francesco Borzi, quindi complimenti ai ragazzini e a chi li allena ovviamente. Poi facciamo i complimenti, questa notizia proprio di questi minuti, gli Under 13 sono passati alla fase finale di Jesolo del Join the Game vincendo la fase regionale, quindi molto molto bravi anche loro. Torniamo sulla partita, Andrea, abbiamo visto 9 minuti di grande difesa menzana. Sì, abbiamo concesso solo 12 punti alla squadra avversaria, addirittura diciamo 10 punti, perché due sono arrivati a fil di Serena per un canestro, un contropiede viziato da un crollo di 3 giocatori bianco-verdi sotto canestro, che ovviamente ha aperto una facile transizione alla squadra avversaria. Quindi diciamo note positive, perché abbiamo detto mille volte che soprattutto quando conta in generale, ma soprattutto quando conta, le partite poi verranno decise dalla difesa e tutto dovrà nascere da lì, e quindi siamo nella strada giusta. Dobbiamo continuare, questa è stata un po' la pecca avuta dalla squadra biancoverde, dobbiamo dare continuità a questo gioco durante tutto l'arco dei 40 minuti della partita. Fallo di Liberati su Seba Vico. Vico è uno dei giocatori di tutto il campionato che tra quelli che subiscono il maggior numero di falli, oltre 4 a partita. Panzini in palleggio, blocco di Chiacic che poi taglia a centro area, una spinta forse su Vico non fischiata, Gigena, passaggio in angolo trovato, Liberati va a sbagliare, adesso è Vico a metterci ritmo, a volare in contropiede, arriva probabilmente con un giro d'orologio in meno, non c'è il canestro, la finta di Gigena, tutta l'esperienza di Mario Gigena, diciamo, Pignatti non doveva ovviamente saltare lì, doveva rimanere su Gigena, magari
rischiando anche la penetrazione, però era meglio se rimaneva con i piedi in terra. Diciamo l'unica nota in questo momento negativa è la troppa facilità con cui abbiamo concesso i contropiedi alla squadra avversaria. Dobbiamo stare più attenti e a fare bilancia difensiva e a accoppiarsi al momento che perdiamo possesso della palla. Arriva il canestro di Chiacic, c'è il fallo di Thiam, è il secondo fallo, anche se gli arbitri hanno chiamato il fallo a Liberati. Comunque sia, fuori Ranuzzi, dentro un Domenghe, Chiacic va a battere il tiro libero aggiuntivo, più 11 Siena, 26-15, sbaglia il capitano. Possesso Don Bosco, un sollitto, Venucci, c'è un Domenghe adesso su Venucci, Vico contro Lucarelli che è un giocatore più alto e forse anche un po' più atletico. Corto il tiro di Lucarelli, ha lavorato bene Seba Vico, giocatore che va spesso in isolamento Lucarelli, un po' al di fuori dei sistemi, dei giochi di coach Quilici, almeno in questa partita. Panzini, 11 secondi per tirare. Chiacic si alza, va a sbagliare, rimbalzone di Pignatti, 2 per il numero 16 della GECO. C'era anche un fallo probabilmente non fischiato. 28-15, torna a macinare basket la Menzana. Venucci, l'uscita di Chiacic, Thiam contro un Domenghe, un bel 1 contro 1. La palla è della Menzana. Fallo tecnico fischiato al coach di Livorno Quilici, che evidentemente ha detto qualcosa di troppo. Devo dire non molto plateale la protesta, poi però bisogna vedere quello che ha sentito l'arbitro. Era già da diverse azioni, lo stavo guardando, era già da diverse azioni che stava lavorando gli arbitri, alla fine probabilmente secondo loro era arrivato al limite. Pignatti mette il tiro libero susseguente a questo fallo tecnico, fuori Seba Vico, torna Parente, ci sarà rimessa per la GECOM, cambio anche per Livorno, torna Persico in campo al posto di Thiam. Rimessa per Siena che è sopra di 14 lunghezze, 29-15. Ondomenghe per Parente, raddoppio su Chiacic con un buon recupero da parte di Sollitto. Venucci, Sollitto ancora a centro area, Persico non lo vede in tempo Venucci, arrivano comunque i due punti da parte di Lucarelli. Don Bosco a meno 12, 29-17. Parente contro Sollitto, l'uscita di Pignatti, blocco per Panzini, chiede palla Pignatti ma Panzini va da Chiacic, 3 secondi, 2 passi del centro della Menzana e time out chiesto da Matteo Mecacci. Due parole allora su questa bella notizia che è arrivata un paio di giorni fa, la presentazione di un nuovo accordo che vede la Menzana 1871 aggiungere un ulteriore marchio, la DPI Diamond Private Investment, un nuovo sponsor sulle maglie biancoverde, una società leader nel campo della intermediazione di diamanti, ed è sicuramente importante il fatto che questo sia un accordo che poi va anche al di là di questa stagione, probabilmente diciamo che c'è una sensazione abbastanza evidente
di una programmazione anche per il prossimo campionato. La curva nord intanto va su fatti che con il basket hanno poco a che vedere, ma che sicuramente hanno toccato la coscienza di molti in questi giorni. La sentenza post G8, ovviamente lo striscione che abbiamo visto in curva innalzato dalla brigata. E devo dire, Andrea, tornando alla DPI, al di là di tutto quello che poi sarà la strategia della Menziana, perché oggettivamente non la conosciamo, poi molto dipenderà dall'esito di questa stagione, avere quattro sponsor è un fatto importante. Sicuramente sono segnali positivi, perché vuol dire che le aziende credono in quello che è il nuovo progetto della Menziana, della polisportiva, e quindi questo qui è un'ulteriore certificazione di questa credibilità, e qui tutti segnali positivi, soprattutto in un contesto come questo di crisi, trovare un ulteriore sponsor quando invece altre realtà sono in difficoltà da questo punto di vista è veramente una grande cosa. Venucci fa vedere ciò di cui è capace, tripla, meno 7, 29-22, reazione della CFG, 6-10 da giocare, ci siamo un po' fermati soprattutto in attacco. Mondomenghe si alza, è corto il tiro, Chiacic tagliato fuori da Persico, fallo di Panzini che è andato ad abbracciare Venucci. È il primo fallo di Panzini. Abbiamo perso movimento, abbiamo perso ritmo, siamo troppo statici, facciamo poco gioco senza palla, pochi movimenti senza palla, impegniamo poco la difesa avversaria e conseguentemente siamo lenti poi nella nostra metà campo, abbiamo perso ritmo. Gigena va a mettere dentro il nono punto della sua partita. Livorno torna in scia, 29-24 alla metà del secondo periodo. Serpentina di Parente cancellata dall'intervento difensivo di Mario Gigena, che va dentro, palla alla fine di Livorno. Parente gli ha restituito l'intervento difensivo precedente. Gigena si lamenta un po', non ha tutti i torti a dire il vero, ma sappiamo che questo è un campionato dove vengono anche concessi dei contatti un po' al di fuori del consentito. Fuori Gigena, dentro al suo posto giocatore con la maglia numero 9, Alberto Granchi, qua parliamo di giovanissimi. Blocco di Persico, Venucci per Sollitto, sbaglia Sollitto, rimbalzo di Chiacic, apertura per Panzini che avrebbe tanta strada davanti a sé. Pignatti, fallo di Granchi, terzo fallo di squadra per Livorno in questo secondo periodo. Il primo fallo del giocatore livornese. Ancora cambi per gli ospiti, torna dentro Liberati. Rimessa menziana, Panzini si alza dall'angolo, va a canestro Lollo Panzini, 32-24. Canestro che dà ossigeno all'attacco menziana, sicuramente. Menziana che sta tirando 4 su 6 dalla lunga distanza. Granchi sulla linea di fondo va a sfondare ed è un Parente veramente rinato. Sì, Davide Parente sta veramente dimostrando di essere nella strada per ritornare ad essere, scusa il gioco di parole, quello che tutti conoscevamo ante infortunio.
Lo vediamo molto molto reattivo, molto più anche sicuro di entrare nella lotta, di entrare nei contatti, di entrare nella lavatrice dei contatti in area sotto canestro, e quindi molto più pimpante, è quello che tutti aspettavamo, perché sappiamo dell'importanza di questo giocatore. Questa è una chiamata onestamente che non sta né in cielo né in terra, perché il fallo era del giocatore di Livorno che da sotto ha sgambettato Pignatti, al limite se vuoi fischiare qualcosa fischia passi, non ci sta, ma è già più comprensibile. Fallo di sfondamento onestamente non ha alcun senso, palla restituita a Livorno, 32-24, Persico a spazio, alza la parabola, va a sbagliare. Rimbalzo di Parente sul Litto, ha preso Panzini, l'ha scaraventato due metri più in là sul rimbalzo. Ranuzzi per Parente, c'è spazio. Pignatti, fallo, gran palla di Parente. Bellissima palla di Parente, onestamente non so come ha fatto, da dove è passata quella palla, perché veramente ha dato una palla al bacio fra quattro braccia degli avversari protesi a recuperarla, veramente grande grande cosa. E comunque a parte questa cosa qua, a parte questo grandissimo assist, abbiamo visto come correre, andare in contropiede, estendersi in contropiede è l'arma che consente di farci avere ritmo e che ci condiziona positivamente in tutte e due le metà campo. Quando non lo abbiamo fatto siamo improvvisamente andati sotto ritmo e abbiamo avuto difficoltà. Uno su due di Pignatti, siamo 33-24. Buon lavoro sul perno da parte di Liberati, che poi però sbaglia l'appoggio al tabellone. Panzini 3-32 all'intervallo lungo, 33-24 Gecom. Buon ribaltamento per la tripla di Alex Ranuzzi sul ferro, però abbiamo ancora una volta attaccato bene e anche la presenza fisica a rimbalzo ci aiuta, perché la palla rimarrà nelle mani dei biancoverdi, padroni di casa. Continua a cambiare molto Quilic dall'altra parte, ha preso un colpo Granchi probabilmente. Rimessa nelle mani di Parente per Ranuzzi, con una giocata da playground va a realizzare Alex Ranuzzi, 35-24, nuovamente in doppia cifra il vantaggio della Menziana, passi forse non fischiati, comunque rimbalzo di Pignatti, Parente fuori per Panzini, si alza Panzini da due punti e va a realizzare. Piedi per terra, Panzini una sentenza. Panzini la sentenza, un giocatore precisissimo, non butta via mai niente, però vorrei sottolineare in questo momento l'atteggiamento che ha avuto Parente, davvero leader della squadra. L'azione precedente c'è stata una situazione di chiarimento anche un po' acceso, e questo è bene, perché vuol dire che fra i giocatori c'è la voglia di far bene. Fra Panzini e Ranuzzi, Parente è entrato nel mezzo da, diciamo, Paciere con la sua grande esperienza, ha aiutato i due a chiarirsi, e abbiamo visto come ora si è andato subito lui dopo il canestro a cercare e a dare il 5 al compagno che aveva fatto canestro per tranquillizzarlo e rasserenarlo. 5 punti di Parente, ma anche 4 assist nella sua partita, e poi 6 a testa per Vico e Ranuzzi, che sono i migliori realizzatori di una Menziana che comunque ha avuto una grande distribuzione in tutti i suoi effettivi. Menziana che è sopra i 13, 37-24, sta tirando 14 su 26 complessivo, 17 rimbalzi catturati a fronte dei 13 di Livorno, 8 le palle perse, su queste probabilmente si può lavorare, anche se stasera oggettivamente
tolto un paio di minuti. Abbiamo visto una squadra che anche in attacco si è molto ben presentata sul parquet. Venucci ancora marcato faccia a faccia da Ranuzzi, palla sotto per il tiro, c'è il fallo di Panzini sul tiro di Luca Malfatti, avrà due tiri liberi il giocatore del Don Bosco. Fuori Panzini, dentro Vico. ...2.44 al termine, sbaglia il primo Malfatti, Livorno che è già in bonus da qualche minuto. Uno su due. Parente a chiamare schema. Pignatti ancora Parente. Ranuzzi dal post basso si avvicina al canestro, palla per il capitano, due di Kjačić. Ottima idea di Ranuzzi di attirarsi il raddoppio e poi scaricare. Sì, ottima idea di Ranuzzi, è stato mandato sapientemente spalle a canestro per sfruttare il mismatch. A quel punto ovviamente la squadra avversaria è corsa ai ripari raddoppiandolo e c'è stato un ottimo passaggio a Kjačić. Nel frattempo ovviamente fallo antisportivo al numero 5 per un contropiede bloccato. Sì, fallo netto. Si arrabbia Liberati, ma oggettivamente il fallo c'era tutto. Continua a protestare il giocatore di Livorno e fa bene il coach a rimandarlo in panchina. Ranuzzi intanto va a realizzare, beh, credo che questo dia un po' l'idea del comunque di quanto entrambe le squadre tengono alla partita, nonostante sia un risultato che non conta sostanzialmente. Poi magari si può reagire più o meno bene, però questa è una partita vera. Sì, questo è, fa parte della verba agonistica, poi quando sei in campo a perdere non ci sta mai nessuno. Onestamente devo dire, non so di cosa si lamentasse il giocatore avversario, in quanto mi sembra totalmente evidente la chiamata degli arbitri, era diciamo impossibile non potesse fare quella chiamata, ecco tutto qui. Ci prova Kjačić, fallo di Ranuzzi, intanto ci ha provato a fare il tap-in, non gli è riuscita, sorride il capitano della Menzana. Secondo fallo di Alex Ranuzzi. Che incidentalmente è andato a sfiorare con la scarpa Venucci mentre Venucci era in terra. Torna Biagio Sergio intanto. Si parlano un po' Venucci e Ranuzzi. Storia un po' tese. Sollitto, palla per Gigena, canestro e fallo su Malfatti. Allora stiamo giocando con due numeri 4, infatti volevo proprio osservare adesso, stiamo utilizzando Biagio Sergio la 5, abbiamo visto come un quintetto nel quale tutti possono difendere su tutti, infatti continui cambi sistematici su tutti i blocchi e in tutte le situazioni. Fallo degli arbitri, a mio modo di parere, giustissimo. Siamo andati a fare un aiuto andando a toccare, anche se con le mani basse, Vico è andato a urtare il tiratore, quindi era giusto che venisse fischiato fallo. Nel frattempo vediamo come la squadra avversaria sta quasi presentando un accenno di zone press che poi si trasforma in una 2-3. Vediamo come la attacchiamo con il tiro da 3 di Davide Parente che va nelle mani di Mario Gigena. Mario Gigena classe 77 se non sbaglio, era il minore dei fratelli Gigena,
po' di sceneggiata da parte di Venucci, il fallo comunque c'è perché Ondomen sul primo passo non ha assolutamente tenuto il playmaker livornese che va a battere due tiri liberi. Devo dire che Venucci è un po' un mistero del basket italiano, perché non che debba per forza meritarsi una Serie A, anche se a volte abbiamo visto dei comunitari molto più scarsi, ma lì è un discorso diverso. Però oggettivamente è un giocatore che era a Castel Fiorentino e che quest'anno è al Don Bosco e potrebbe tranquillamente fare una Lega 2. Sì, l'abbiamo detto prima in fase di presentazione, un giocatore ha sempre giocato nelle categorie minori. Onestamente viene apposta a chiedersi come mai, perché probabilmente qualche apparizione in Lega Superiore se la sarebbe potuta tranquillamente meritare e l'avrebbe tranquillamente nelle sue corde. Sottolineo questo momento in cui Ranuzzi, che è stato veramente l'asse trainante della squadra nei primi 18 minuti di partita, è in panchina, l'importanza di questo momento per vedere gli altri come si approcciano senza di lui e far sì di continuare lo stesso piglio difensivo, lo stesso ritmo e la stessa positività avuta con lui in campo. E devo dire, in questo momento è stato probabilmente il miglior giocatore della squadra fino ad ora. Un minuto 6 secondi all'intervallo, siamo 40 a 29 per la GECOM. Mecacci giustamente dà fiducia a Ondomenghe nonostante una prestazione fino a questo momento non proprio brillantissima, soprattutto in difesa. Pignatti, palla per Vico, c'è spazio per Bruno, si alza da tre, va a sbagliare Ondomenghe. Gigena, fallo di Luca Pignatti ai limiti dell'antisportivo, secondo fallo di Pignatti, due tiri liberi per Gigena. Cioè, il fatto che Livorno abbia fatto un grandissimo girone di andata e poi abbia avuto quel periodo di, se non sbaglio, 5 sconfitte che hanno coinciso con l'infortunio di Gigena dà ancora una volta l'idea dell'importanza che questo giocatore ha a 360 gradi, oltretutto in un gruppo così giovane. Ah, certo, indubbiamente è sicuramente colui che tira le file, se mi puoi passare il burattinaio della situazione. È normale che sia così in una squadra giovane come quella del Bondosco. È un giocatore con tutta la sua classe, la sua esperienza, è quello che fa la differenza, magari anche se nella singola partita poi ha la prestazione non buona, però la sua presenza rende sicuri gli altri e fa girare la squadra in un modo che altrimenti non sarebbe. Ha messo un po' di pressione Livorno, è però arrivato il fallo, il primo di Sollitto, Vailonetta Vico. Gigena con i tiri liberi è arrivato a quota 11, doppia cifra lui e Lucarelli per Livorno, rispettivamente 11 e 12 punti. Nella menzana arriva il settimo punto di Seba Vico. Siamo 41 a 31, 42 a 31 adesso. Entrambi gli allenatori mettono dentro i numeri 5, non titolari, perché Chiacic ormai parte quasi sempre dalla panchina, però è comunque uno dei centri della menzana. Dall'altra parte rientra Persico, 29 secondi per l'attacco di Livorno, ce ne sono 17. Sollitto riceve in uscita dai blocchi, Persico per Gigena contro Sergio, ancora Persico, ricezione sportellate, grande tenuta difensiva di Chiacic, poi però dormiamo.
fallo grande come una casa di parente, non fischiato. Gli arbitri danno 24, era una mazzolata, è bene essere onesti, grande come una casa. Doppio cambio Menzana, fuori Ondomeng e Chiacic, dentro Ranuzzi e Panzini, ultimi 6 secondi. Vico, mamma mia, fallo della difesa credo, fallo di Mario Gigena. Penso anch'io fallo di Gigena, perché è andato ad aiutare sul palleggio di incrocio di Vico e probabilmente ha fatto un contatto irregolare, e sicuramente ha fatto un contatto irregolare. Secondo fallo di Gigena. Due tiri liberi per Vico, poi Mecacci richiama Ranuzzi in panchina e mette Ondomeng. Ranuzzi che ha due falli, magari negli ultimi due secondi rischiava di spendere un terzo. Vico è arrivato a quota 9, il più 12 della Menzana, che più 12 rimane, un secondo, Gigena ci prova, è corto il tiro. Finisce 43 a 31 per la Menzana con 9 punti di Vico, 7 di Ranuzzi per Livorno, 12 di Lucarelli, 11 di Mario Gigena. E devo dire, Andrea, che al di là di tutto quello che abbiamo detto di positivo sulla Menzana, e ci sta, però stiamo vedendo una bella partita. Stiamo vedendo una bella partita perché al cospetto abbiamo una squadra, Livorno, una buona squadra, dove vi è un mix di tecnica e fisicità notevole, non per niente ovviamente sono quarti in classifica, e quindi chiaramente stanno reggendo molto bene botta, in un momento in cui peraltro le percentuali non sono buone, quindi dobbiamo stare molto attenti perché può darsi anche poi le percentuali alla squadra avversaria migliorino, e quindi ancora nei 20 minuti che rimangano da qui alla fine della partita sarà necessario un grosso impegno difensivo per i ragazzi in bianco-verde. Più 12 Menzana, intanto l'esibizione dei ragazzini del mini basket della Polisportiva. Noi ci prendiamo una pausa, poi pronti per tornare per i secondi 20 minuti di questa partita. Torniamo da Viale Sclavo, dal Palaestra, 43 Menzana, 31 Don Bosco Livorno. Con Andrea stavamo un po' guardando le statistiche dei primi 20 minuti. Salta sicuramente agli occhi questa precisione del tiro da tre punti, senza fra l'altro poi andare a tirare tantissimo, perché abbiamo visto a volte certe partite andare ad abusare addirittura del tiro da tre. Invece stavolta abbiamo tirato non tanto ma molto bene. Sì, sicuramente le percentuali a tiro sono molto molto buone, perché stiamo tirando con il 44% da tre punti e con il 48 da due. Probabilmente forse la differenza fra le due squadre sta proprio nella percentuale di tiro dal tre, perché la squadra avversaria, Livorno, sta tirando con il 36, 4 su 11 da tre, e con 7 su 23 da due punti. E probabilmente poi all'incirca le altre cifre, bene o male, sono abbastanza simili. La nota principale di differenza è un po' questa qua. Migliore in campo per la valutazione è stato Jacopo Lucarelli del Don Bosco, ha avuto 12 punti e 4 rimbalzi catturati, oltre a 2 assist, tirando con 5 su 7 dal campo. La valutazione più alta nella Menzana è quella di Sebavico, ma in generale c'è stata una grande distribuzione. Menzana che ha avuto
degli strappi importanti nel corso dei primi 20 minuti, è arrivata anche a più 13, anzi più 17. Vico prende il rimbalzo, è tornato in campo Paci, che ha lasciato molti minuti a Kjačić. Eccolo Paolo Paci. Paolo Paci ha avuto qualche problemino in settimana, ha preso un colpo in allenamento. A rimbalzo offensivo Paolo Paci a realizzare. Sempre Ranuzzi e Venucci. Gli arbitri hanno lasciato correre. Siamo 45-31. Menziana, che in settimana è stata a Perugia, per la precisione alla palestra di Ferro di Cavallo, a fare una schiacciata intanto da parte di Persico, a fare un allenamento, uno scrimmage contro la poderosa di Montegranaro, che è una squadra sempre della Serie B del girone centro-meridionale. È stata una vittoria per quello che può contare, ovviamente. Gran palla di Vico per Paci, c'è il fallo fischiato a Sollitto. Terzo fallo di Sollitto. Due tiri liberi per Paolo Paci. Lungo il primo. Si fa sentire la brigata sul 45-33, o meglio, si fa sentire sempre, però adesso in particolar modo. 46-33 per Paci, sono 5 punti. Gira, esce il tiro di Gigena. In angolo Sergio, palla a Paci. Gran bel movimento, poi però va a sbagliare Paolo Paci. Venucci nell'altra metà campo, rimaniamo sul più 13 Siena. Gigena, l'errore, al rimbalzo arriva Ranuzzi. È più un recupero di palla che un rimbalzo. Parente, Biagio Sergio. Vico, Ranuzzi ha spazio per la tripla, lunga, la palla è della Menziana. Molto intelligente Parente, che ha con un palleggio fatto battere la palla sul ginocchio di Venucci, e quindi giustamente l'attacco, la rimessa è di attacco. Altri 14 secondi per Siena, Parente per Paci, ancora Davide Parente. Ci prova, va a sbagliare. 46-33, inizio di ripresa abbastanza blando per entrambe le formazioni. Sergio che tiene l'uno contro uno con Gigena, alla fine per un attimo recuperiamo palla, poi Vico non riesce a mantenerla, tuffandosi, rischiando un po' anche l'incolumità. Però devo dire, non male la tenuta difensiva di Sergio contro Gigena. Sì, mi sembra proprio la marcatura, direi proprio azzeccata. Vabbè, Sergio sappiamo è un vero e proprio mastino. Penso di poter di non sbagliare se dico che è stato comprato proprio per questo a metà anno, perché probabilmente era proprio la casella da riempire nella squadra biancoverde. Nel frattempo bellissimo gioco a due che tante volte abbiamo visto fra Paci e Ranuzzi, e sappiamo apposta, vediamo le qualità difensive di Sergio che in coppia con Paci stanno dimostrando veramente di poter star bene insieme, di essere una coppia molto equilibrata e soprattutto molto dinamica. Livorno chiede minuto di sospensione, ha fatto due punti in tre minuti, non che Siena abbia
fatto tanto di più perché ne ha fatti tre. È stato, lo abbiamo detto, un rientro sul parquet abbastanza blando per entrambe le formazioni, con attacchi piuttosto inconcludenti, un paio di cross da una parte e dall'altra. Siamo 46-33, ripartiremo con Siena in lunetta con due tiri liberi per Alex Ranuzzi, che non è riuscito ad appoggiare a canestro l'azione che poco fa descriveva Andrea. Campionato che termina domenica prossima con una trasferta a San Giorgio. Su Legnano, San Giorgio di Legnano contro la San Giorgese, un impianto piccolissimo. San Giorgese che credo abbia ancora delle velleità di rientrare nei playoff. Bisognerebbe un po' guardare i vari incroci e la classifica al termine di questo turno. E poi la settimana dopo partono i playoff. Formula pazzesca, ma ne parleremo appena c'è un attimo libero con Andrea. Intanto Ranuzzi spara sul ferro il tiro libero. Uno su tre in serata. Due su quattro. 47-33. Si muove lentamente il punteggio. Lucarelli parla per Persico, Venucci, si alza Venucci completamente fuori bersaglio il suo tiro. Venucci è stato messo piuttosto in confusione nel corso di tutta la partita dalla difesa di Siena. Sì, vari giocatori si sono alternati in difesa su di lui. Abbiamo visto Parente, abbiamo visto Ranuzzi, abbiamo visto Ondomeng, abbiamo visto addirittura alcune volte la ricorrere a difesa zona dopo che si era liberato della palla, quindi veramente probabilmente questo ha mandato un po' in confusione il giocatore avversario, grazie soprattutto alla prestazione difensiva di Biancoverdi. Arriva il primo in doppia cifra per la Menzana, e Vico dalla lunetta che tocca quota 11 con questo 2 su 2. 49-33, continua a cambiare molto Quilici, fuori Lucarelli, dentro Liberati. Simone Orsini in palleggio, ha un vivaio veramente notevolissimo Don Bosco. Fallo fischiato alla difesa di Paci su Persico. Terzo fallo di Paci. Ranuzzi ancora su Venucci. Quarto fallo di Paci. Bisogna chiamare qualcuno dalla panchina a questo punto. Ilonetta Venucci. Non un gran fischio il primo dei due falli fischiati a Paci, il secondo ci stava tutto. Uno su due di Venucci, rimane in campo con quattro falli Paci. Pressa Livorno, 49-34, 5-58 da giocare nel terzo periodo. Vico per Paci, a schiacciare Paolo Paci. Abbiamo visto come la penetrazione di Vico è stata aiutata da un blocco sul giocatore in punta della difesa avversaria di Bruno. Chiaramente non è potuto andare a aiutare apposta, proprio perché è bloccato da Bruno. Si è creata quindi un'autostrada, è stata costretta la difesa avversaria a chiudere sulla penetrazione.
e quindi c'è stato il facile scarico sotto canestro. Intanto abbiamo visto un'incertezza di Ranuzzi e forse probabilmente poteva essere anche un'infrazione di doppio palleggio. Rimessa per la Menzana, Parente si rialza, quattordici da utilizzare per la squadra biancoverde. Sebavico, Ranuzzi si è piazzato già in angolo, fallo di Orsini. Primo fallo di Orsini. Rimessa per la Jacob. Ancora un tocco. Nuovamente un reset per il cronometro. Fallo su Ranuzzi, fischiato a Persico. Terzo fallo di Persico, che esce. Al suo posto torna Thiam. Due tiri liberi per Alex Ranuzzi, che ultimamente sta facendo un sacco di gite in lunetta. Sbaglia purtroppo. Uno su due. ...52-34... massimo margine, più 18... Adesso c'è Parente su Venucci. Orsini dà una buona palla ai Batiam, che purtroppo per lui non controlla. La rimessa è per la Menzana. Zona per Livorno. Sergio, Parente, Ranuzzi, Biagio Sergio a realizzare, e c'è anche il fallo per il numero 32 di Maddaloni. Vai lunetta Biagio Sergio e mette anche questo. Ottavo punto per lui. Orsini in palleggio. Mario Gigena consegna a Venucci. Arriva Biagio Sergio, cala la mannaia. Tanto di cappello a Venucci, che ha retto un contatto del genere. È veramente, gli è caduta addosso la sbarra del parcheggio, la sbarra d'uscita del parcheggio. No, a parte gli scherzi, stavo ragionando prima di questo fallo, mentre era in lunetta, dell'approccio di Biagio Sergio alla partita. Un giocatore veramente per nulla appariscente, ma di enorme sostanza. Non te ne accorgi, poi magari alla fine della partita vai a vedere che può essere anche andato in doppia cifra, ma anche se non l'ho fatto, è stato determinante per gli assist come ora, o per, soprattutto per il suo impatto difensivo che ha saputo dare alla partita. L'errore di Paolo Paci, rimaniamo 55-36. Altra palla che sfugge dalle mani di Thiam. Livorno già in bonus. Siena ha speso tre falli. Ancora chiamata di zona fronte pari per il Don Bosco.
Parente per Sergio Vico, tripla dall'angolo di Alex Ranuzzi sul ferro. Non è una gran serata al tiro per Ranuzzi, 4 su 10 con 0 su 3 dalla lunga distanza, ma può capitare. In definitiva ha fatto una grande prestazione in difesa e in quella prestazione c'è molto del più 19 attuale della Gecom. Palla dietro la schiena per Sebavico. Si organizza un'altra azione, si alza Seba, ne mette due, tutti di talento per l'argentino, più 21. Liberati con 8 secondi, si alza dai 6,75, va a sbagliare Tiam, sbaglia ma c'è il fallo di Ranuzzi. Terzo fallo di Ranuzzi, va fuori Parente, torna Panzini, va fuori anche Cigena dall'altra parte, al suo posto Lucarelli. Tiam, due tiri liberi. Mette il primo. Neanche il primo punto della sua partita. Sbaglia il secondo. Ho visto una chiamata di Quilic, probabilmente tornare a difesa individuale. Vediamo un po'. Sembrerebbe così. Ranuzzi, palla per Biagio Sergio, la stoppata di Orsini su Vico, grande gesto di questo ragazzino. 5 secondi, Panzini, sbaglia Panzini, l'arresto di Orsini che va a sbagliare, la spinta al rimbalzo di Tiam. Secondo fallo di Tiam. Tiri liberi Menzana, torna un Domenghe fra i biancoverdi al posto di Ranuzzi. Paolo Paci va in lunetta. Paci fino a questo momento 4 punti e 4 rimbalzi. Interessante il dato degli assist, sono arrivati 5 da Vico che è uno dei migliori del campionato e 4 da Parente, il che vuol dire la scoperta dell'acqua calda, però avere due playmaker che fanno anche girare bene la palla. Venucci, Tiam si butta dentro, va a sbagliare. ...59-37, 1-54... gran canestro di Paci, grandissimo canestro di Paci. Paci, tutte le volte lo vediamo, ci impressiona sempre di più per le sue, perché ci fa vedere sempre un qualcosa di nuovo del suo repertorio, che non è solo quello di un giocatore di un numero 5, ma in realtà probabilmente più, diciamo, un 4 e mezzo adattato al 5 per la categoria, e questo veramente gli consente, come abbiamo visto, di avere la doppia dimensione sia dentro l'area che anche più lontano dal canestro. Nel frattempo Ondomenghe sfortunato, appoggio facile, gira la palla sul ferro, però direi anche di Ondomenghe, è vero, probabilmente la sua prestazione stasera è stata deficitaria dal punto di vista realizzativo, però è stato veramente, anche lui ha avuto un buon impatto in difesa, è riuscito, come dicevi giustamente prima te, quando una serata storta in attacco, però se la costruì la puoi costruire comunque una serata importante dal punto di vista difensivo.
Intanto siamo volati a più 26, 63 a 37. Paci in campo con 4 falli da diversi minuti. È diventato anche il miglior realizzatore della squadra con 13 punti assieme a Vico. Ultimi 45 secondi del terzo periodo. In campo Pignatti al posto di Sergio. Seba Vico a canestro. Si va per 30 ed è pronto Bonelli. ...23 secondi all'ultimo intervallo... ...pasticcia un po' Livorno... ...Lucarelli per Sollitto... ...altra palla persa da Thiam... ...che stasera non ha tenuto... ...un possesso... ...fuori Vico... ...tanti applausi per lui... ...15 punti e... 6 assist nella partita di Seba Vico, ma anche 5 rimbalzi. E dentro Bonelli, che stasera avrà molto più dei 2 minuti che a volte gli capita di avere. 5 secondi, 4 Paci, stavolta sbaglia, finisce 65 a 37. Menzana devastante, anche perché Livorno ha segnato 6 punti in 10 minuti. E questo è quello che dicevamo prima, la nostra squadra è una squadra che se difende, se mette intensità, se mette ritmo e quant'altro, ovviamente è molto molto difficile giocarci contro, perché oltre a crearti problemi in difesa poi è il ritmo in attacco e quindi è una macchina poi da canestri. Ora onestamente sappiamo perfettamente le qualità tecniche dei giocatori biancoverdi, sappiamo il loro valore, se riescano a giocare in un certo modo è veramente molto difficile per tutti. Pausa per noi, più 28, 65 a 37. Sono gli ultimi 10 minuti di questa sfida tutta toscana fra la Menzana Gecome e il Don Bosco CFG Livorno. Una sfida ormai molto ben indirizzata dai padroni di casa, che sono in vantaggio per 65 a 37. E che nel terzo periodo hanno dato un parziale di 22 a 6 alla squadra ospite. Una squadra ospite che non vogliamo andare troppo avanti perché la storia ancora è lunga, però teoricamente potrebbe essere un'avversaria in una semifinale playoff, e credo non sarà una semifinale facile al di là di quello che si è visto stasera, però ovviamente questi sono discorsi abbastanza campati per aria. Quello che è certo, Andrea, è che la formula dei playoff è una formula pesantissima. Sì, lo stavamo ragionando prima della partita, è una formula che prevede ancora 2 mesi e mezzo, le ultime partite si disputano, se non erro, a metà giugno. Mi sembra un po' tanto, ecco, devo essere onesto, mi sembra veramente un po' tanto, soprattutto per questi livelli, perché dobbiamo tenere presente che ci sono realtà dove i giocatori non sono professionisti, anzi direi la maggior parte delle squadre annovera giocatori non professionisti, e quindi ovviamente mi sembra un po' uno scimmiottare le categorie dei professionisti che non va bene. Io penso che quando
una squadra è arrivata prima nel proprio girone, si merita onestamente la promozione in categoria superiore. Se poi ci sono altri posti, allora si può arrivarci con i playoff, però rimettere tutto in discussione non è giusto, e quindi questo è il mio pensiero, ma ormai purtroppo su certe scelte del movimento della pallacanestro italiana non sono per niente d'accordo, sono molto in disaccordo, questa è una di queste qua. Gran canestro di Panzini, c'è anche il fallo. Playmaker di Ancona va a battere il tiro libero aggiuntivo, quarto fallo. Gli arbitri non danno canestro valido. Pazzesco. 67-39. Ondomenghe. Vignatti per Paci. Ha ricaduto male un appoggio sul piede sinistro. Attenzione, perché Paci è un giocatore che ha sofferto di questi problemi. Rimane in campo. Qua va a dare una palla che Bonelli tiene in campo e poi è sfortunato perché pesta la linea laterale. Bonelli in effetti ha pestato. Sollitto. Palla per Persico. Si fa largo Persico e va a realizzare. Paci consegna a Panzini. Ondomenghe. Palla recuperata dalla Mezzana. Sto vedendo un Pignatti che gioca molto per la squadra stasera. Sì, è vero. Non so se ha avuto problemi in settimana, che cosa. Comunque sì, è vero. Sta veramente giocando per... Si è messo al servizio della squadra, probabilmente anche rinunciando a delle iniziative personali. Frattempo, ok, tutto bene, ho visto Persio crollare su Panzini, ero un attimo preoccupato. Scintille sotto canestro fra Bonelli e Malfatti, arriva il canestro di Sollitto. Bonelli è uno grintoso che non la manda a dire. Fallo intanto di Sollitto, che tanto per cambiare non ci sta. Pallonata di Panzini all'arbitro, assolutamente involontaria. Le due si stringono la mano sorridendo. ...67-44... Panzini per Ondomenghe. Arriva Pignatti senza guardare per il tiro da tre di Bonelli, che è corto. Pubblico tutto ad applaudire il Boa. 67 Jacob, 44 CFG. Partita ormai decisa da tempo. Persico per Malfatti contro Paci, che può difendere ma fino a un certo punto, perché ha 4 falli. Uscita di Persico su Panzini. Ondomenghe va su. Rimbalzo e canestro da parte di Paci. 69-46, quindicesimo punto di Paci. Che va contro Persico. Canestro di Persico.
pubblico si lamenta un po' perché voleva l'infrazione di passi. Oh, per me non c'era, sono perfettamente perno fermo, anzi ha dimostrato di avere un buon uso del piede perno, un buon fondamentale spalle al canestro. Bonelli fuori per Pignatti che prende un tiro e questo lo mette da tre punti. Luca Pignatti. Settimo punto per lui. Persico lontanissimo da canestro. Ancora Malfatti, stavolta sbaglia, rimbalzo del Pigna per Panzini che amministra. Bonelli, ricezione per Paci. Ancora Bonelli, si alza, va purtroppo a sbagliare, anche sfortunato. L'errore di Persico, ormai sono saltati un po' tutti gli schemi. 4:50 alla fine, 72-48. Paci, palla fuori per un Domenghe, spazio da due punti, va a sbagliare. Pignatti ci mette la mano ma non controlla, arriva Orsini. Zero su 4 stasera per Ondomengue, intanto un buon canestro da parte di Malfatti che devo dire ha giocato una discreta partita perché è arrivato a 8 punti. Non arriva il pallone a destinazione, rimessa a Don Bosco, doppio cambio per gli ospiti. Fuori Persico e Lucarelli. Lucarelli si è spento col passare dei minuti dopo un ottimo inizio. Dentro Tiam e Liberati. Sollitto a portare palla. 22 da recuperare per i suoi. Impresa ormai impossibile. Sbaglia Orsini, ci siamo tolti dalle spalle la scimmia di queste due sconfitte contro il Don Bosco, il che non guasta anche prospettiva futura. Bonelli, la finta di Pignatti, poi il fallo credo di Malfatti, è primo, rimessa per Siena. Importante dare questi minuti a Bonelli, al di là del, intanto c'è il rimbalzo proprio di Bonelli, dicevo, al di là del premio che merita perché si è fatto un mazzo per tutta la stagione in allenamento, però poi magari te lo trovi pronto in determinate situazioni, si può servire. Cioè, non si sa mai, perché voglio dire, nell'immediatezza delle partite dei playoff, dove ogni tre giorni giochi una partita, è importante avere caldi tutti i giocatori della panchina, quindi fa bene Menacci a votare la panchina e a far entrare in campo tutti i giocatori per farli prendere il clima della partita, perché non si sa mai. Poi ovvio le gerarchie sono ben precise, però è importante avere tutti belli pronti. Siparietto di Pignatti che ha messo la tripla, poi si è girato verso la panchina, ha detto, come a dire, non dovevo tirare, e Mecacci gli ha detto dovevi assolutamente tirare. Malfatti stavolta sbaglia, sciarpata in curva nord. 75-52, 2:17 alla fine. Panzini per Ondomengue da tre, gira il pallone sul ferro e esce, peccato. Liberati da tre, siluro di Liberati.
75-55. Panzini, Pignatti, ancora Panzini, 5 secondi per tirare, forse un fallo di Orsini non fischiato, succede un po' di tutto, sembra diventato quasi un incontro di wrestling. Gli arbitri sono già sotto la doccia, Panzini è uno contro tre, non può buttarsi a canestro. Bonelli per Paci, Ondomenghe, Bonelli, spazio per il tiro da tre di Pignatti, ancora un killer Luca Pignatti, 77-78-55, tredicesimo punto di Pignatti. Pubblico incita Mecacci, per arrivare in Europa c'è tempo, ma insomma, mai mettere limiti alla provvidenza. Malfatti ancora a canestro, gran partita la sua. ...42 secondi alla fine, è la decima vittoria consecutiva della Menzana. C'è un altro canestro da tre di Pignatti, che alla fine è diventato il miglior marcatore con 16 punti, 81-57. Mecacci si mette a sedere sul rotor pubblicitario, 22 secondi, una bella serata, Andrea. Diciamo abbiamo trovato la chiave tecnica a Pignatti, cioè farlo partire dalla panchina, almeno se continua a fare queste prestazioni. A parte gli scherzi e le battute, direi una partita condotta magistralmente dalla Menzana, sempre in vantaggio, con una ottima intensità mai vista fino ad ora, quindi tutto lascia ben sperare. Ovviamente, come sempre abbiamo detto, non abbiamo fatto niente, la strada è lunga, però diciamo che il lavoro di cui avevamo parlato a inizio della cronaca lo si è visto stasera molto bene in campo. Addirittura io onestamente non mi aspettavo di vedere questa brillantezza, mi aspettavo di vedere una squadra un po' più sulle gambe per il lavoro atletico effettuato, ma meglio così. Finisce 81-57, 16 punti di Pignatti, 15 a testa per Vico e Paci, dall'altra parte i 12 di Malfatti e di Lucarelli, ma Livorno è sempre stata costretta ad inseguire e questa partita oggettivamente non l'ha giocata, soprattutto per merito della Menzana. Menzana che festeggia domenica la trasferta a San Giorgio di Legnano contro la Sangiorgese e poi i playoff. No, stavo guardando Paci che stava parlando con il medico, si spera ovviamente quel piccolo problemino che avevi evidenziato te in cronaca non sia niente di importante, perché ovviamente è un giocatore di un'importanza incredibile, come del resto tutti, ma insomma lui in particolar modo, perché in quel ruolo chiaramente sono solo lui e Ghiaccione. Andrea Zanotti, ci ritroviamo per i playoff domenica 26 e inizierà tutta un'altra storia. E diciamo che siamo anche noi in forma per i playoff, ci stiamo allenando e lì onestamente sarà tutta un'altra musica e un'altra banda. Un saluto a tutti anche da parte di Matteo Tasso, Menzana 81, Don Bosco 57. Appuntamento alle prossime partite casalinghe, come sempre su Canale 3 Toscana. Ciao a tutti.